Nel ritornare su quanto anticipato dal collega Alloni sull'importanza, Presidente, di condividere queste bozze di mozioni prima che siano presentate in aula, non solo con i consiglieri regionali competenti per territorio, ma anche con tutti gli altri. Per due ordini di motivi. Prima di tutto perché non tutti i gruppi consiliari hanno espresso un consigliere regionale in ciascuna delle province lombarde, il che non significa che noi non andiamo a occuparci di territori che sono scoperti di un rappresentante istituzionale regionale. A maggior ragione chi di noi lo fa vorrebbe, gradirebbe poter visionare anticipatamente queste mozioni che vengono anche correttamente, primariamente redatte e condivise dai consiglieri competenti per territorio. E in secondo ordine, perché molto spesso le problematiche ri riscontrate in ambito provinciale sono analoghe per province confinanti, per esempio qui parliamo del sud della Lombardia, con tematiche ricorrenti anche in altre province che quindi potrebbero essere, se, a mio parere, affrontate con una visione globale più puntuale, migliore e anche più efficace da un punto di vista, di azioni istituzionali concrete. Ciò premesso, per quanto riguarda la mozione in oggetto relativa al territorio della provincia di Pavia, noi troviamo questa mozione carente sotto un punto di vista che ci sta molto a cuore, cioè dal punto di vista ambientale. Nulla viene detto rispetto all'emergenza ambientale che è stata anche citata dal collega nella presentazione della discussione nel deliberato di questa mozione. Per cui abbiamo ritenuto opportuno come gruppo consiliare presentare almeno tre emendamenti su tre tematiche topiche che caratterizzano e impattano sul territorio cremonese tutto. Non sono tematiche diciamo, legate a tempi attuali, ma sono tematiche risalenti, sono criticità sulle quali sia le istituzioni locali che l'ente regione ritardano ad intervenire, con gravi conseguenze sia da un punto di vista di impatto ambientale, sia anche per quanto riguarda tutto l'aspetto relativo alla prevenzione primaria sanitaria dei cittadini della provincia di Cremona. Il nostro emendamento include tre capoversi che chiediamo di includere al termine del deliberato della mozione così come presentata e che sono relativi a queste tre problematiche. Chiediamo alla Giunta, in particolare all'Assessorato all'Ambiente, un impegno specifico a monitorare l'impatto ambientale provocato dalla presenza di una grossa acciaieria sul territorio, che è l'acciaieria Arvedi S.p.A., anche alla luce di una recente richiesta della stessa acciaieria di aumentare la propria produzione del 30% pari a 740 tonnellate all'anno. Chiediamo questo controllo in particolare anche riferendoci ai gravissimi episodi verificatesi nei mesi scorsi, l'ultimo il 22 dicembre, che sono incendi ed esplosioni con danni riscontrati dai vigili del fuoco persino sulle abitazioni dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe agli stabilimenti. E terzo motivo per cui chiediamo un monitoraggio attento è il persistente ripetersi di forti e continue emissioni rumorose provenienti da questa acciaieria. Questo è un problema annale perché sono anni che i cittadini che abitano quelle aree non riescono a dormire a causa di queste emissioni rumorose che sono paragonabili a scoppi vengono percepiti come addirittura dei sismi all'interno delle abitazioni. Il secondo punto su cui ci preme attenzionare la Giunta è il monitoraggio dell'impatto ambientale cumulativo degli impianti a biogas che sono autorizzati e presenti sul territorio cremonese. Sappiamo che la provincia di Cremona ha questo triste primato di oltre 100 impianti a biogas. Chiediamo quindi di valutare attentamente l'eventuale rilascio
di nuove autorizzazioni, oltre 100 impianti a biogas nell'ambito della stessa provincia ci sembra già un numero eccessivamente consistente. Ed infine chiediamo di promuovere uno studio al fine di approfondire sia le criticità ambientali sia territoriali potenzialmente legate agli impianti di stoccaggio gas e di ricerca idrocarburi e prestare particolare attenzione alla redazione dei piani di emergenza esterni. Ecco, includendo anche queste tematiche che, ripeto, sono tematiche relative all'impatto ambientale in corso e anche già documentato sul territorio cremonese, ma sono anche tematiche di prevenzione primaria sanitaria per la tutela della salute dei cittadini, perché è bene tutelare il lavoro, ma ricordiamoci che quando l'impatto del lavoro all'interno di stabilimenti provoca dei danni alla salute, questo è oltre che un problema per il cittadino che è vittima di queste patologie, è anche un problema per l'intero servizio sanitario regionale, perché comporta nel medio-lungo periodo dei costi a carico della collettività che si potrebbero evitare applicando semplicemente una seria prevenzione primaria. Grazie. Leggendo il vostro emendamento si ha l'impressione che il nostro territorio sia una sorta di landa abbandonata dove le istituzioni non esistono, dove non avviene un'attività di controllo da parte appunto delle istituzioni e ognuno può, una sorta di Bronx dove ognuno può intraprendere qualsiasi attività, violare le normative e agire al di fuori di qualsiasi contesto normativo. Posso rassicurare la consigliera Nanni che la rappresentazione un po' caricaturale che lei ha dato attraverso questo intervento non corrisponde alla realtà. Qui ritengo pretestuoso questo ordine del giorno che non solo non aggiunge nulla a quanto è stato indicato, ma solo, come dire, lo scopo di evidenziare, di dar voce a quelle frange ambientaliste che, ahimè, hanno fatto così tanti disastri alla cultura produttiva del nostro Paese. Per cui personalmente esprimo la mia contrarietà e anche quella del mio gruppo ad accogliere questo tipo di proposta. Dunque, io prendo atto che non ci sia stata neanche la volontà di accogliere gli emendamenti per una votazione in aula. E questo è un gesto che ha anche dei profili di vigliaccheria, perché quando si decide di non affrontare determinate questioni che impattano direttamente sulla vita dei cittadini, la prima cosa che deve fare un rappresentante istituzionale è di assumersene la responsabilità. E noi come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la dichiarazione di voto. In questo modo si censura un emendamento del Movimento 5 Stelle pensando bellamente che i cittadini non si accorgano della posizione nettamente in contrasto assunta bipartisan da tutti e tre i consiglieri regionali del territorio. Vorrei spiegare al collega Malvezzi che per conoscere un territorio non è necessario soltanto viverci, ma è necessario frequentarlo, avere contatti diretti con i cittadini, con l'associazionismo locale, per rendersi conto di quelle che sono non soltanto le esigenze degli imprenditori che investono su questo territorio, ma anche delle conseguenze negative che possono derivare sulla vita quotidiana della popolazione. E ora, i gravi incendi ed esplosioni derivati presso gli stabilimenti dell'acciaieria Arvedi non ce li siamo inventati noi del Movimento 5 Stelle, perché sono agli atti, sono riscontrati dai vigili del fuoco. Addirittura per fare degli interventi la gravità era tale che non bastava la sezione di vigili del fuoco locale, sono state chiamate più sezioni da tutta la Lombardia
Perché non si... Lo sappiamo? Allora noi pensiamo che questo possa non avere delle conseguenze sull'impatto ambientale o sanitario? Allora ci stiamo contraddicendo in termini, perché evidentemente un problema sul territorio cremonese c'è. E non lo si risolve mettendo la testa sotto la sabbia. Comunque noi abbiamo inteso, lo ribadisco, troviamo questa mozione gravemente carente dal punto di vista dell'attenzione alle questioni ambientali, che sono questioni che non sono poste da gruppi terroristici o estremisti, come ha velatamente detto il collega Malvezzi, ma sono posti da cittadini comuni, che hanno il solo problema di subire direttamente quello che il collega Malvezzi evidentemente non subisce. Magari provi ad acquistarsi una casa limitrofa al territorio degli stabilimenti Arvedi e poi ne riparliamo. Noi insisteremo come gruppo consigliare Lombardia, Movimento 5 Stelle Lombardia, sulla questione ambientale nel territorio cremonese, anche se voi oggi ci respingete questo emendamento. E naturalmente non potremo che astenerci dal votare questa mozione, in quanto gravemente carente di uno degli aspetti e delle criticità principali attuali del territorio cremonese.